E salve a tutti ragazzi, io sono Alberto e oggi in questo nuovo video andremo a continuare la costruzione della nostra KSS in orbita attorno a Kerbin. Oggi andremo ad attaccare due nuovi moduli, ovvero i bracci per i pannelli solari, che saranno simili a quello che abbiamo già lanciato per gli SSTO. Docking port, grazie. Simili a quelli che abbiamo già lanciato, solo che appunto avranno dei pannelli solari, visto che quelli che abbiamo già sono piccoli e brutti da vedere. Quindi il braccio in definitiva è questo. Docking port, adattatore, due parti. No, la docking port è non grande da questa parte, poiché non attaccheremo altri moduli grandi, ma metteremo solo una docking port piccola per altri eventuali pannelli solari o quello che vogliamo. Mettiamo anche delle RGS ports. Perfetto. E ora i pannelli solari. Simmetria 2. Mettiamoli più vicini, così. Sistemiamo gli action groups, mettiamo due, poiché l'uno l'abbiamo già usato. Perfetto, e questo sarà il modulo che dobbiamo lanciare. Ora però abbiamo un problema, visto che non possiamo utilizzare il razzo che abbiamo già utilizzato precedentemente, poiché questo braccio, appunto perché ai pannelli solari, è molto più pesante. Quindi dovremo creare un razzo apposito che sarà simile a quello già costruito. No, ok. Simile a quello che abbiamo già costruito, solo più potente. Allora, serbatoi. Magari questi qua li mettiamo dritti. Questi qua li abbassiamo. Ok. Decoupler. Due serbatoi. Motore e alette. Queste qua standard. Però ne metteremo tre. Ne metteremo tre, poiché andremo a mettere tre serbatoi esterni. Anzi, no, meglio 4 perché è più bello. Metteremo 4, mettiamo i decoupler 2 a 2. Prima sistemiamo questi. E poi attacchiamo i decoupler alla stessa altezza, ovvero lì. Copiamo questi. Perfetto. E mettiamo altri motori. Perfetto. Poi di ca sì, di coupler. Cavi. Ok. Altri cavi. Magari messi meglio. Ok. Poi cavi che collegano verso il centro, però prima mettiamo delle punte.
No, allora. Ok. Colleghiamo queste verso il centro. Poi mettiamo anche dei separatron per aiutare il servotore a staccarsi senza danneggiare il tutto. E ovviamente dei cavi con lo staging ad asparago. Questi qua e questi al centro. Infine, torri. Non tutto, magari. Grazie. Allora. Prima si devono staccare questi due. Quindi questi. E insieme questi due separatron. Questi qua invece andranno insieme a questi. Esatto. Mettiamo anche qualcosa per la corrente. E un bellissimo fairings. Così può andare. Mettiamo anche dei cavi per tenerlo fermo. Direi lì. Ok. Perfetto. Rimettiamo i fairings e prima di lanciare, salviamo. Salviamo e lanciamo. Ok, siamo pronti al lancio. Mettiamoci in una posizione più favorevole. Ovvero qua. Attiviamo l'SIS possibilmente questo motore insieme, ok, e lanciamo.
Ok, ci siamo avvicinati alla stazione. Dobbiamo solo settare la docking port giusta, che direi io quella lì. Adesso ci stiamo allontanando. No, ops. Abbiamo toccato la stazione. Ok, stiamo per toccare, ecco. Disabilitiamo l'SIS, lasciamo fare alla docking port. Perfetto, abbiamo toccato. Però, come ben sapete, questo è un docking provvisorio. Ora, se morpiamo fino a una zona illuminata. Quindi qua. Quando il from here rimettiamo la stazione in una posizione più precisa. Ok, circa lì. Poi facciamo control from here, undock. No, mi sto confondendo con i tasti. Ok, ci siamo incastrati sotto. Ok, non siamo ancora allineati, uffa. Aspettate. Ok, così. Ok. Di pochissimo.
Quindi giriamola da questa parte. Frizziamola. Perfetto. So che può sembrare un'operazione abbastanza inutile, però io voglio li voglio perfettamente allineati. Ok, ci siamo. Allontaniamoci e riavviciniamoci. Eccoci, perfetto. Controlliamo l'allineamento e sì, mi pare più che perfetto. Magari giriamoci paralleli al sole. Ecco. No. Sì, vanno più che bene. Ora non ci resta che sdoccare qua. Allontanarci con cautela. E deorbitare. Perfetto. Ora riruotiamo la stazione. Qua si può adesso vedere l'utilità delle RCS ports all'estremità. E poi, come vedete, mettendoci in questa posizione, anche al ruotare della stazione i pannelli solari rimangono perfettamente paralleli, poiché non possono ruotare in questo senso. Quindi il nostro modulo sta rientrando e la nostra stazione ha già il primo set di pannelli solari. Guardate la perfezione con cui sono doccati. Ok, disabilitiamo l'RCS e ora non ci resta che mandare il secondo set di pannelli solari.
abbiamo doccato. Ora non ci resta altro che risistemare di nuovo i pannelli solari. Quindi riposizioniamo la stazione spaziale, che per qualche strano motivo non è in un'orbita orizzontale, ma in seguito la metteremo a posto. Frizziamo. Ruotiamola nel modo corretto. No, 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 stazione ferma. Ok, stai ferma lì. Attiviamo anche l'RCS. Decapleriamo, cioè andocchiamo, ci volevo dire. No, allontanati. Ci siamo quasi, ecco qua. Di nuovo un docking perfetto. Sì, praticamente perfetto. Quindi direi di... Guardate come traballa tutto. Ok. Control from here, decouple, allontaniamoci e deorbitiamo. Perfetto, e ora la nostra stazione spaziale è dotata di questi fantastici pannelli solari. Nei prossimi episodi lanceremo, prossimi video, prossimi episodi, lanceremo un SSTO da agganciare qua sotto e poi altri moduli da agganciare qua sopra. Quindi con questo vi dico ciao e al prossimo video.